certi libri non sono solo libri, ma celano una magia arcana. Un giorno stavo leggendo La vita è un sogno di Pedro Calderón de la Barca. Ad un tratto mi addormentai con il libro in mano. Mi risvegliai dentro un castello. Mi guardai attorno e non vidi nessuno. Solo un'inquietante penombra, silente, avvolgeva il mio io. Si fece improvvisamente un buio denso. Mi avvicinai alla porta principale, ma mi accorsi che era bloccata. Mentre il panico agitava il mio cuore, una voce misteriosa risuonò nell'aria e mi disse: «Stai sognando di essere dentro un castello. Finché il sogno durerà, non potrai uscire». Infatti mi accorsi che ogni volta che mi avvicinavo alla porta, una forza mi impediva di aprirla. Per mesi restai chiusa lì dentro. L'unica cosa che potevo fare era guardare dalle finestre. Da lì vedevo l'aria, il cielo, a volte gli alberi. Salivo e scendevo le scale per far passare il tempo. Le finestre erano molte ed erano come gli occhi del castello. A volte da queste scorgevo uccelli nel cielo. Vedevo case. Vedevo tetti che pareva mi volessero parlare. Salivo e scendevo le scale per far passare il tempo. Un giorno, guardando fuori dalla finestra, sussurrai: «Oltre questo vetro c'è il mondo». Ma la voce misteriosa mi disse: «Anche il mondo che vedi fuori fa parte del tuo sogno». Salivo e scendevo le scale per far passare il tempo. Pensavo, niente allora è reale. Forse anch'io sono un sogno e qualcuno mi sta sognando. Certamente ogni finestra mi svela visioni fantastiche. Io sono un sogno che guarda altri sogni. Salivo e scendevo le scale per far passare il tempo. Dai vetri delle finestre vedevo strade, alberi e fiumi. Intanto i mesi passavano lenti. Un giorno sentii bussare alla porta. Mi avvicinai ed essa misteriosamente si aprì. Dai battenti si affacciò un principe e mi disse: «Esci fuori con me». Io riuscii a varcare la porta e fui nel cortile del castello. Dai portici sbirciavo la realtà. Chiesi al principe: «Sono uscita dal castello, quindi il sogno è finito?» Il principe non rispose, ma mise nelle mie mani il libro La vita è un sogno di Calderón de la Barca. Poi mi disse: «Se lo rileggerai e ti addormenterai, di nuovo rientrerai nel castello, dove ti faranno credere che stai sognando. Da lì guarderai fuori e di nuovo crederai che tutto è sogno. Se invece riuscirai a leggere il libro fino alla fine senza addormentarti, sarai libera. Se vuoi, ti aiuterò».
decisi di sfidare la sorte. Iniziai a leggere e ogni volta che gli occhi stavano per chiudersi, il principe mi svegliava. Arrivai alla fine dell'opera. Quando lessi l'ultima parola, alzai lo sguardo e vidi il castello. Mi allontanai un po' e contemplai questa enorme costruzione in tutta la sua maestosità. Vidi poi che le sue porte si aprivano. Dalla porta principale uscì un cavallo bianco, mentre una musica soave risuonava. Io e il principe salimmo sopra il destriero e ci allontanammo. Ci incamminammo per le vie del mondo. Ora io sapevo che la vita non era sogno. Certi libri non sono solo libri, ma celano una magia arcana. Ma l'amore vero, può vincere le forze del male e aprire le prigioni dell'anima, perché la vita non è sogno.